Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale, bentornati a una nuova puntata di Air Survivor 4 con la Grecia. Abbiamo fatto questa entrata prepotente in Russia insieme al Giappone, quindi continueremo con il nostro piano di battaglia. Quindi andiamo avanti, abbiamo ripreso pure dalla problematica del manpower, dobbiamo spingere ancora un pochino in queste zone. E probabilmente necessiteremo il supporto dei nostri amati carri. Magari buttiamoli proprio via da qui. Anche se mi piaceva l'idea di chiudere qua. Anche perché ci avremo un po' di difficoltà adesso a passare. Dobbiamo sbloccarci questo fronte. In modo tale da poter entrare senza grosse preoccupazioni. Non so neanche se mi conviene poi spostare. Quanta gente ci sta qua? Qua non ci sta nessuno. Spostiamo qui, va? Ok, questi 600 li mettiamo qui. E questi due li mettiamo qui. Ah, non me li fai. Non me li mandi. Vabbè, tanto mettiamo così. E allora facciamo questo. Un fighter lo mandiamo di qua. E un air support lo mandiamo di qua. Fermi tutti. Meccanizzate di livello 2. Bah. Qua ormai siamo messi molto bene, potremmo anche pensare di fare il nucleare in realtà. Fare nuovi fighter o nuovi gas, ma andiamo con loro, va. Mettiamo anche lui e lui. Ok, in questo modo così entriamo magari un po' diretti qui. E adesso andiamo a chiuderli qua dietro. Così tutta questa roba la butta e riusciamo ad entrare in Iran. Anche lui sta entrando. Un nuovo National Focus. Torniamo di qua verso gli aerei. Gli aerei. Tu mi dai Air Experience e National Spirit di velocità di produzione. Perfetto. Facciamo direttamente questo come ordine. Tanto non mi dovrebbero bucare minimamente. Sì, siamo nettamente più forti di loro. Stai prendendo un po' di esperienza? Quasi. Questo mi servirebbe, no? Dov'è Panzer Leader? Eccolo qui. Questo qua mi servirebbe lui. Ci manca ancora parecchio. Però va bene. Piano piano dovremo acquisirlo. E qua il fronte è abbastanza definito. Andiamo a velocità 5. Tanto andiamo abbastanza rapidi. Ok, la Cina è capitolata. Perfetto. Quindi vuol dire che il nostro Giappone sta continuando ad andare per il verso giusto. Ok, qua loro sono entrati. Solo che dovremmo magari far questo. Non capisco perché le truppe non sono andate subito in cover. Onestamente. Esatto. Non ho capito perché hanno fatto questa cosa. Ottimo, ottimo. Andiamo subito a ricercare il prossimo. 60 giorni. Perfetto. E 300 punti. Ma ragazzi, credo che l'arti motorization, questa non è male per la difesa. Pure questo in realtà, infantry division attack più 5%. Però crackdown, no, non ce l'ho, quindi niente. Cerchiamo di chiudere le distanze. Ok, qua abbiamo chiuso, perfetto. Quindi possiamo poi tranquillamente fare questo e tu passi di qua. Qua tanto stiamo entrando, quindi abbiamo anche richiuso il fronte. Perfetto. Ottimo, perfetto. Quindi loro qua li abbiamo chiusi e tu passi a difendere qua. Adesso lui dovrebbe andare giù. Pure che ti sposti, non dovresti mai arrivare in tempo. Vabbè, divisione in basic training non mi interessa. Anche perché il manpower ormai l'abbiamo praticamente sistemato. Anche se
A livello numerico, fatemi vedere un attimo. Fermi tutti. Innanzitutto qui possiamo continuare un attimino di qua. Reclutamento. Fanteria da 20. A me ne servono 8. Vediamo un po'. Scenderei parecchio. Scenderei parecchio per farne 8. Poi da 20, quindi in realtà neanche il massimo del. Però magari un paio. Magari tre facciamole. In modo tale che abbiamo una linea di confine un po' più ampia. Cioè, alla fine il fronte russo è vasto. Quindi, giusto per difendere il territorio, non mica per attaccare. Per attaccare andiamo ancora con i carri. Perché tu riesci a resistere? Fermo qua. È inutile andare a perdere uomini. Questi tanto runneranno down per l'attrito. Vediamo un po' come stanno messi. Ok, perfetto, vai. Andiamo a bucarli così liberiamo subito il fronte e poi entriamo di qua. Tanto qui sta passando, perfetto. La Germania. No, sul fronte francese che sta succedendo? Vediamo un po'. Aspettate che levo anche la nebbia così magari mi lagga meno. Ok. Dovrebbe essere passato un pezzetto. No, non è passato per niente, anzi, ha perso terreno. Va bene. Qui siamo entrati, ottimo. E a questo punto io farei. Questi sono. Vediamo un po'. Vogliamo mandare direttamente giù. Sì, mandiamoli in una provincia sola, così vanno proprio giù di organizzazione subito. E poi spostiamo queste truppe. Ah, ok, questo è proprio quello che ci voleva. E un po' più di produzione. E a questo punto andiamo diretti qua. E con la costruzione andiamo a fare questo. Ok. Perfetto. Lui l'abbiamo preso. E andiamo di qua. Lo so, qua ci sono un po' di problemi. Tanto facciamo sempre i cavalli con la polizia militare. Così. Vai di qua. Giusto per rompere le scatole. E tu, guarda, puoi tranquillamente entrare da qua, credo. E ti spingi fino a qui. E intanto l'avanzata è molto molto semplice. Voi vi concentrate di qua, assolutamente. Che è molto più importante. E vorrei magari creare anche altri aerei. Qualche CAS per fare qualche danno in più. Ecco, una cosa che posso fare, ad esempio, è questa. Ampliare lui. In modo tale da poterci schierare qualche aereo di più. Perché comunque il manpower per schierare gli aerei l'ho. A questo punto facciamo così, ma mi sa che neanche ci arrivi. Infatti non ci arriva. Non ci arriva. No, allora andiamo di qua. Niente. Ho paura che me lo chiudano però. Aspettate che devono avanzare anche loro. C'ho un fronte troppo. Voi siete pronti? Fatemi vedere. No. Ma proprio per niente. E allora chiudiamo loro. Chiudiamoli. Così almeno buttiamo, li facciamo buttare un po' di uomini. Ok, vai. Così qualche divisione la buttano. E magari pareggiamo un po' questo discorso qua. Ok. Quanto ti manca a capitolare? Per curiosità. Iran, quasi. Sei quasi andato giù. Perfetto.
Questi due carri, ragazzi, stanno veramente facendo il massacro. Cioè, stanno veramente facendo a pezzi qualsiasi cosa queste due divisioni di carri. Fermi. Supporto di fanteria. Assolutamente. Tanto qui, vai. Mi serve la fanteria qua, 138k, perfetto. Dove qui? Loro giusto come supporto in linea generale. A questo punto possiamo anche far avanzare loro, così che li chiudono. E voi... Ah, perché questo è un altro stato? Oh, vabbè. Comunque. Una volta arrivati alla capitale dovrebbero capitolare. Che qui stiamo continuando a prendere terreno. Chiudiamo qua anche, va. Qui abbiamo proprio creato un buco. Anche bello grosso. Allora, vediamo un po' come siamo messi con la logistica. Siamo messi benissimo. In realtà non è che abbiamo bisogno tanto di tutta questa roba. Non è che abbiamo bisogno di questo in realtà. I dock, forse? Per costruire qualche flotta marina? Ci mettiamo troppo comunque. Mettiamo davvero troppo. Ma in realtà va bene anche così. Vogliamo fare lui a 400? Perché che altre decisioni possiamo fare? Di interessante non mi pare ci sia nulla. Improve worker condition. Questo c'è, che mi dà un po' di stabilità in più. Per l'output. Political power. Allora, sicuramente ho bisogno di acciaio, quindi qui dovremo andare a migliorare un po' il nostro... No, ho sbagliato, scusate, non è questo. Il nostro acciaio, anche se sono solo 8 punti, qui pure e qui pure. Perfetto, quindi con priorità assoluta. Questo prima ovviamente l'aeroporto però. Ok. Andiamo di carri, ci abbiamo 2000. I carri vanno abbastanza bene. Fighter anche, ne abbiamo 900. Ma in realtà non è che abbiamo bisogno di grandi cose. Andiamo in meccanizzate. Così poi cambiamo direttamente i template. Fermi tutti che qua ci stanno veramente facendo quasi a pezzi, eh. E spingi qua, così chiudiamo anche quest'altro piccolo fronte. Ok, sì, cerchiamo di buttarli giù allora. Così qua chiudiamo e risparmiamo un bel pezzo di fronte. Qua non ci possiamo andare. Ok, vai, continuiamo. Ma perché stiamo perdendo qua? C'è un motivo particolare? Eppure non ci buca nessuno. Io vorrei... Mettiamo meccanizzate. Mettiamo poi questo. Quanto vado a spendere? 500. Ma ragazzi, io penso che sia il momento di farlo. In modo tale che entriamo davvero, davvero, davvero male. Cioè... Siamo davvero forti. Ovviamente pecchiamo di meccanizzate, quindi la nostra attenzione deve andare qui. E anche la nostra attenzione... Ok. Pecchiamo un po' di meccanizzate, ma siamo più forti. Infatti adesso è facilissimo entrare. E inoltre vorrei anche mettere... Vediamo un po'. Ingegneri, arti... No.
Non serve. Andiamo qua allora. Ok, vediamo l'ultima ricerca. E facciamo. Facciamo questo, vai. Spingi anche tu qua. E tu non puoi più spingere, però tu puoi andare di qua e tu puoi andare di qua. Beh, ce la faremo poi a entrare? Ok, qua siamo praticamente entrati. Qui lo attacchiamo da due fronti. E c'è Manciuco. Scusate, chi è che sta giustificando verso di noi? Boh, vabbè, qualsiasi cosa sia, non mi sembra preoccupante, sarò onesto. Infanti Expert è bello, mi piace. Ok, lo prendiamo subito. Perfetto. Ottimo, questo ci voleva proprio. Vai. Anche tu. E qua siamo entrati. Ok, quindi qua l'abbiamo chiusi. Ci andiamo di qua. Così li buchiamo. E voi venite qua. Che comunque il fronte qua è bello grosso. Venite qua, sì. Perfetto, vai. Adesso arrivano in aiuto anche le altre truppe. Spediamo un po'. Tanto va bene. Perfetto. E che non ci abbiamo. Mi serve un aeroporto qui. Quanto manca per farvi cadere? Praticamente sei giù. Praticamente stai a terra, non c'è più niente. Sta difendendo l'Iran. Riattacchiamoli. 200k. Qua dobbiamo aspettare le motorizzate che arriveranno in 113 giorni. È stata un po' una stupidaggine questa. Allora facciamo un cambio. Invertiamo e chiudiamo anche qui poi con i nostri carri. Tanto comunque in città loro difendono. Ok, l'Iran è capitolata, perfetto. Quindi anche l'Iran è andata giù. Tutta sta roba io come la difendo, per curiosità? È una bella domanda questa. Io qua dovrei difendere, ma boh. Preferisco prima prendere. Perché c'è sempre l'Unione Sovietica. Allora, mi iniziano adesso a servire enormemente queste qui praticamente, e dobbiamo bucare l'Unione Sovietica e voi dovete andare qui assolutamente. Ok, questi si sono ritirati, perfetto, ottimo. E voi vi ricongiungete qua, voi fermi fino a qua. Ok, ovviamente loro riprenderanno terreno un po', ma non fa niente. Vai qua. Qui queste quattro divisioni qua sarebbero anche da poter togliere. Ok, facciamo così. Tanto qua la situazione l'abbiamo bella e ripresa. E la costruzione non mi riguarda. Però
Iniziamo la ricerca nucleare. Ovviamente è difficile, qua c'ho dei pezzi che non erano previsti, ma adesso li riprendiamo. Qua ci sono tre divisioni, allora tu anche ti sganci e vai di qua. E questi fate una linea offensiva così. Oddio che brutto, no, 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 fermi tutti, vai, andiamo, rimandiamo tutto a mano. Andiamo a togliere quello. E di qua. Vai. Questa è dell'Unione Sovietica. Facciamo carro contro carro. Boom. Buttiamogli via pure sto carro. Che non serve veramente a niente là. Sì, sì, stiamo ricongiungendo il confine. Questo è l'Iran. L'Iran... sei in guerra con tanta altra gente. Ah no, questa è l'Australia, che è alleata praticamente con noi, ok. Quindi siamo qua. Onestamente non capisco perché. Ok, questo ci voleva. Facciamo anche lui. E andiamo subito, immediatamente, a produrre quelli nuovi. Non ci abbiamo neanche l'esperienza per poterli modificare. E... no, tu vai là. Mentre tu... vai qua. E tu vai qua. E i carri li mandiamo così. Ok. Andiamo rapidi e il resto si dovrebbero sistemare da soli. Io ne farei un'altra e due a questo punto. Com'è possibile questo? Ah, perché so... scusate, questi buttateli giù. Che stanno a fare là in mezzo? Ok. E questi li mandiamo fino a casa qui. E ovviamente questa linea del fronte è bella difficile da gestire. È parecchio difficile. E, che ci vogliamo inventare in questa linea? Non è proprio facile da amministrare, bella larga. E, possiamo fare questo però. Possiamo buttare via questa linea. E voi siete... ok, qua c'è tutto il Giappone. Quindi in realtà tutte queste forze qua le potremmo concentrare qui. E colui che termina... ok, possiamo fare questo. Il carro che termina la conquista di questa zona. Tanto a breve ci usciranno anche altre truppe. Qui possiamo magari spingere un po' ancora. Sì, perfetto. E qua pure li stiamo continuando a mangiare. E magari poi le unità che usciranno le mettiamo su questo fronte qui. Perché comunque lui sta riprendendo un po' di terreno. Aspettiamo che arrivino tutte quante. Non li piano piano passa qui. Ok. Praticamente si ritirano nel momento in cui noi entriamo. Perché c'hanno organizzazione sotto un treno. Quindi è abbastanza facile. Bisogna solo aspettare. Anche qui. Vai. Perfetto. E voi qua. E voi pure.
quindi tutte queste truppe qua, 12. Vai, inizia da spingere. E qui dovrebbero finire anche loro a breve. Solo che non ci sono ovviamente tutte le infrastrutture. Per quanto riguarda gli aerei, ragazzi, qua non c'è niente. Magari mettiamoci loro giusto per dargli il vantaggio tattico in questa zona. E li potremo anche spostare qua e iniziamo a fare qualche fighter in più e qualche CAS in più. Comunque sono sempre utili. E andiamo di qua. E qua ci prendiamo air support. Ma in realtà ci conviene questo perché le navi non le stiamo facendo, quindi al momento ci conviene lui. Ok, qua andiamo subito a produrre equipaggiamento nuovo. Vai. L'Afghanistan come sei? Ok. Piano piano, una volta che entriamo qui. 242.000. Perfetto. Eh sì, pure l'Unione Sovietica sta scendendo da tutti i fronti praticamente. Una volta, ma poi potremmo anche magari tentare di andare in Germania e dare una mano ai nostri alleati, cioè i nostri vecchi alleati. Ormai non siamo più, non siamo più alleati con la Germania. Ok, ci manca l'ultima, vai. Abbiamo anche finito questa dottrina. E United Kingdom, ma per ora stiamo tutti facendo questa guerra, che ci manca? Ci manca solo l'Unione Sovietica e poi questa guerra finisce. Quindi se non entriamo in altre guerre ci spartiamo l'Unione Sovietica e poi, boh, pensiamo a conquistare altro? No, 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 no. Ho sbagliato, neanche dovevo entrare in realtà. E qua, sì, andiamo tutto di qua. E ci sta un po' di contraerea. Sì, quindi forse converrebbe che questi due vadano di qua. Anche se non c'è range. Il problema è questo, non abbiamo range. Non c'è range. Siamo troppo piccoli. Quindi è un po'. È un po' inutile questa cosa con gli aerei in realtà. Dobbiamo andare avanti senza. L'equipaggiamento come va? Abbiamo perso un altro po' di meccanizzate. No, 24 giorni e terminiamo le mech. Perfetto. Possiamo anche aprire subito un barco così. Te ancora niente, sia mai che prendi un po' di esperienza. Vabbè, sei infantry officer alla fine. Tu? Vediamo un po'. Ah, vero, ma lui era già al massimo, quindi... Un aggression pact va bene, te lo firmo. E principalmente vorrei che queste truppe qui, production, sganciamole. E fine. Perfetto. Ok, me ne mancano tre, però me lo vorrei farle un pochino più esperte queste tre. E voi che siete assegnati qui fate una linea offensiva. Ci prendiamo questa parte di fiume qua. Vai. E mi piacerebbe fare qualche truppa in più, perché comunque 18 di fanteria, ma c'ho tutti da 20, questi sono da 40. Dovremo sistemarla un po'. Ma no, pure il Reich sembra sta riprendendo forse un po'. Vediamo un po'. Current War, vediamo un po'. Questo come sta andando? In realtà stanno vincendo, sembrerebbe loro.
Si è ammalato. Qua stiamo vincendo praticamente noi. Questa qual è la Manchu Chinese? No, la French Soviet War. Quanti uomini c'ha l'Unione Sovietica? 12 milioni. Lì prima non li stai perdendo. Stiamo riuscendo comunque a vincere. Solo che sta spostando anche le truppe qui. Quindi dobbiamo. Il fronte è troppo vasto. Abbiamo un fronte troppo vasto. A vincere vinciamo, anche se fino a un certo punto. Insomma, i supply sono davvero pochi. Forse ci conviene. Ci conviene fermarci, sapete? Giro qui e poi qua. I supply sono pochi. Sono davvero troppo pochi. Non so se è una buona idea per come siamo messi ora. Cioè, gli uomini adesso ci iniziano a non mancare. Allora, facciamo anche questo. Facciamo questo, così paghiamo, finiamo di pagare i nostri debiti. Questo non lo possiamo fare adesso, almeno 24% è un po' tantino, però un po' di stabilità per 300 punti va bene. Potremmo fare così. Almeno chiudiamo questo pezzetto. No, scusate, questo va di qua. E questo va qua. Che c'hanno troppe divisioni. Ok, facciamo così. Adesso punto qua. Non ci abbiamo neanche più come si chiamano? Gli aeroporti. Se riusciamo a ricongiungere i nostri uomini. Allora, sicuramente qua ha già più senso. Questi 400 per ora mettiamoli qui. E mi serve un CAS. Closer support. Qui. E questi, tornate di qua. Ok, siamo messi un po' così, ma comunque ci dovremmo stare. Ok, qua stiamo bucando, perfetto. E qui teniamo il fronte a questo punto, in modo tale da tenere saldo questo lato, e poi congiungiamo di qua verso praticamente Mosca. Una volta che va giù Mosca dovrebbe aver perso anche l'Unione Sovietica in teoria. Quindi non dovremmo avere grossi problemi. Ci dovremmo portare i carri di qua e fare praticamente una linea dritta verso Mosca. Abbiamo tolto comunque parecchi territori all'Unione Sovietica di qua. Poi c'è anche il Giappone che è avanzato da quest'altro lato. E diciamo che stiamo procedendo abbastanza bene. Il solo problema è che ci mancano proprio numericamente le divisioni. Quindi proviamo a fare questo. Stiamo conquistando un territorio troppo più grande di noi. Hai preso anche. Lo vado a riprendere. Pure loro non è, cioè ce n'hanno sempre una in difesa, infatti gliela riusciamo spesso a bucare. Non è quello il problema. Pure qua, ci sono poche divisioni. Potremmo fare questo. Beh. Ok, perfetto.
Qua ci stiamo anche ricongiungendo. Perfetto. Ci siamo ricongiunti. Ottimo, quindi questo potrebbe diventare praticamente un unico fronte. Per ora lo lasciamo così, anche perché qua c'è un fiume, ma... E adesso dovremo tirare dritti fino a qua, che non sarà per niente facile. E... questo fronte va diviso. Dobbiamo rifare un attimo i fronti. Allora, ovviamente questo via. Ok, questo è il fronte più... però forse se lo accorciamo e lo facciamo così. Ok, poi ne disegniamo un altro che va così. Dovremo risparmiare un po' di truppe. Voi vi concentrate qui e facciamo la fanteria da 40 a questo punto. Non la falange, ma loro. 1, 2 e 3. No, in realtà non ci serve da 40. In realtà ci serve piccola ancora. Qua. E poi ne facciamo per ora loro. Non voglio andare troppo di fretta. Anche se i numeri sono in crescita. Non so se dargli un nuovo generale addirittura a questo. Sapete, su questo fronte qui. Dargli totalmente un nuovo generale. Quasi quasi. Sì. Ti do un nuovo generale. Ok. Così mi libero su questo fronte qua, quest'altro. E facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Sì, facciamo così. In questo modo c'ho un po' più di uomini. 222.000 vanno comunque bene. E almeno ho questo fronte su cui mi posso concentrare magari a difendere meglio la situazione. E ovviamente... No, fermi. Via. E il fronte da disegnare è questo. 7 divisioni, vai. E voi altri dovreste stare qui. Via. Certo, non ci mancano gli uomini, ma... sono tutti accalcati qui. Ma questo non ci interessa a noi, eh? Ok. Ah. Ci interessa qua. Dobbiamo far uscire questi uomini. 28 dicembre fully equipped, eh? Il 28 dicembre no, vabbè, ma finiamo prima noi. Insomma. E... vai. Giù. E a questo punto chiudiamo tutti questi queste divisioni. Fatemi vedere un po' l'Unione Sovietica, però quanti effettivamente ne ha? Mamma mia, quasi 200. È difficile da chiudere. È davvero difficile. Non riusciamo neanche più a entrare ormai. Già, perché comunque me la piazzano. Questo perché abbiamo bisogno di altre meccanizzate. Abbiamo bisogno di altre meccanizzate. Va bene, io comunque ragazzi direi che per questo episodio è tutto. Stiamo praticamente vincendo la guerra noi, perché tutta sta roba è un forte colpo all'Unione Sovietica, ovviamente col supporto dei nostri alleati. E penso che nei prossimi episodi sicuramente dovremmo conquistarla e buttarla giù. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate per qualsiasi dubbio, per qualsiasi semplice curiosità e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!